crisi del trasporto pubblico a Genova non è un caso isolato. Più del 40% delle aziende locali sull'orlo della bancarotta. I casi più gravi sono quelli di Roma e Napoli, ma ci sono anche città come Milano, Torino e Firenze con i conti in ordine. E anche il traffico aereo è in difficoltà. Sono molti in Italia gli scali minori in crisi che pesano per centinaia di milioni di euro sulle casse pubbliche. A Trapani, per evitare la chiusura dell'aeroporto locale, alcuni comuni hanno lanciato una colletta. Come dopo ogni tragedia, il disastro in Sardegna ripropone una domanda su tutte. Ci sono dei responsabili per ciò che è avvenuto? Come sono finite le inchieste del passato? Il caso di Sarno, sciagura di 15 anni fa, 170 vittime, un solo colpevole. E tra le tante paure degli italiani in quest'epoca di crisi c'è ora anche quella del redditometro. Siamo andati al confine tra Italia e Svizzera e abbiamo scoperto che... Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al TG Cronache. Allora, lo abbiamo appena sentito, a Genova sta per ritornare una situazione tranquilla, i bus nel pomeriggio dovrebbero ricominciare a circolare perché i lavoratori hanno terminato proprio poco fa l'assemblea e hanno deciso di accettare la bozza di intesa insieme trovata ieri sera faticosamente tra regione, azienda e comune, un'assemblea che è durata molto, che è stata quella dei lavoratori, che è stata molto accesa e anche molto dibattuta ed è finita con non pochi appunto delusi e non pochi malumori, ma appunto a Genova dovrebbe ritornare una situazione tranquilla. Quella di Genova del trasporto locale però non è l'unica situazione difficile in Italia per quanto riguarda questo tema. Tra buchi di bilancio, di servizi e esuberi è una situazione critica in molte città italiane. Vediamo. Bilanci in passivo, personale in esubero, passeggeri che non pagano il biglietto su bus e tram in aumento. Il risultato di tutto questo è il rischio collasso per molte aziende del trasporto locale. La crisi del trasporto pubblico a Genova, esplosa in questi giorni, è una fotografia di quello che potrebbe succedere anche in molte altre città. Contribuisce non poco il taglio ai finanziamenti statali, il Fondo Unico Nazionale è di 4,9 miliardi rispetto ad un fabbisogno di 6,4 secondo il sottosegretario ai trasporti De Angelis. Su 1140 aziende pubbliche e private, il 43-44% è tecnicamente fallito. Fallimento che ha già segnato 3 aziende campane, l'ente autonomo Volturno, la CSM di Caserta e il CSTP Salernitano. A Roma l'ATAC è oberata da un debito di 1,6 miliardi di euro. Si sta lavorando ad una soluzione con l'ingresso delle Ferrovie dello Stato nell'azienda pubblica, una possibile boccata d'ossigeno in una situazione ai limiti del collasso. A Napoli il debito ammonta a circa 500 milioni di euro, ma l'azienda napoletana Mobilità, l'ANM, si sta risollevando lentamente grazie alla fusione con la Metro Napoli, società privata. Questi sono i dati relativi all'esercizio dello scorso anno. Roma aveva chiuso con un rosso di 157 milioni, Napoli a meno 7, Bologna meno 8,9, il capoluogo siciliano era in deficit di 9,5 milioni e mezzo. Per risanare il debito il comune di Bologna ha aumentato il costo del biglietto da 1,20 euro a 1,30 euro e ha ridotto il numero delle corse. Torino, per mantenere i suoi utili, vorrebbe cedere il 49% della GTT e intanto ha messo in vendita i parcheggi di proprietà della società pubblica. Ma ci sono anche amministrazioni virtuose. Milano, Bari, Firenze e Torino sono riuscite a chiudere con un utile almeno l'anno scorso. Per molte altre, nell'impossibilità di raggiungere un pareggio, si guarda ai privati, anche in vista dell'obbligo sancito dall'Europa di assegnare con gara la gestione dei trasporti pubblici locali entro il 2019.
E in crisi, oltre al trasporto pubblico locale, c'è anche il trasporto aereo. A soffrire sono soprattutto i piccoli aeroporti, che sopravvivono soprattutto grazie alla gestione, alla presenza delle compagnie low cost, la cui invece affannosa gestione, pagata con soldi pubblici, costa ogni anno centinaia di migliaia di euro. E questa è la storia dell'aeroporto di Trapani, che è a rischio chiusura. E perché? Perché non ha i soldi per rinnovare il contratto a una di queste compagnie low cost. Allora i comuni della provincia stanno facendo una colletta con non pochi problemi. Ryanair, la compagnia che ha fatto esplodere il low cost in Europa, è anche quella indispensabile per la sopravvivenza di alcuni aeroporti italiani. Al Vincenzo Florio di Trapani, in Sicilia, ogni anno assicura oltre 2 milioni di passeggeri in cambio di un pagamento. È impossibile conoscere la cifra esatta perché i contratti tra Ryanair e i tanti aeroporti italiani sono segreti, ma stime attendibili parlano di circa 3 milioni di euro all'anno, e non è poco. Ora il contratto con lo scalo trapanese scade ad aprile e rinnovarlo sembra impresa quasi impossibile, perché le istituzioni locali sono al verde. Se non si trovano i soldi, l'aeroporto rischia di chiudere. Altri aeroporti, e per ragioni diverse, sono in crisi: Lamezia Terme, Rimini, Siena, Frosinone, Parma, Salerno. Quello di Forlì ha salutato l'ultimo volo a marzo scorso, con 20 milioni di debiti accumulati negli ultimi 3 anni. Piccoli aeroporti la cui affannosa gestione, pagata coi soldi pubblici, comporta l'esborso di centinaia di milioni di euro. Per il caso Ryanair, la provincia di Trapani, al momento commissariata, è fuori dai giochi e la Camera di Commercio ha già fatto sapere non sborserà più di 350.000 euro. A trovare la quadratura del cerchio ci provano adesso i 24 comuni della provincia. Si sono incontrati in prefettura con l'intento di sottoscrivere una colletta attraverso una tassa di soggiorno che oscillerebbe tra i 300.000 e i 10.000 euro a comune. Ma non tutti i sindaci sono d'accordo. Ci sono dei comuni che essenzialmente non si sentono di partecipare a questa contribuzione, ma sono i comuni più piccoli, quelli magari più distanti dall'aeroporto. Se non si trovano i soldi, Ryanair potrebbe anche azzerare completamente il numero dei voli, e questa sarebbe veramente una catastrofe. È una matassa intricata quella dei finanziamenti dalle amministrazioni alle società aeroportuali, perché finanziare direttamente una compagnia aerea per la comunità europea è contro la legge, violerebbe la libertà di concorrenza tra le imprese. Così Ryanair ha studiato una formula nuova, per alcuni sul filo della legalità, detta di co-marketing o più semplicemente di pubblicità. Non chiede soldi diretti all'Airgest, la società aeroportuale trapanese, ma una cifra che venga investita in spazi pubblicitari come il sito della compagnia o la rivista di bordo. Cambia la forma dunque, ma non la sostanza, e Ryanair non è l'unica compagnia a trovare formule di finanziamento simili, tant'è che l'Europa ha già messo sotto indagine 30 dei 460 scali nei paesi dell'Unione, tra cui quelli italiani di Verona, Reggio Calabria e adesso anche quello di Trapani. Noi da questo punto di vista riteniamo di essere nel rispetto delle regole, anche perché questa attività di partecipazione ad un'attività di co-marketing è gestita dalla prefettura, che quindi ci garantisce anche sotto l'aspetto legale. Ma a pesare sulla vicenda trapanese è anche il mancato coinvolgimento della regione, che invece sostiene con quasi 4 milioni di euro il nuovo aeroporto di Comiso Vincenzo Magliocco, il sesto della regione dopo quello di Palermo, Trapani, Catania, Lampedusa e Pantelleria. Anche qui Ryanair ha un solido contratto e il timore è che adesso la compagnia irlandese abbandoni Trapani per rafforzare la propria presenza a Comiso, con nuove rotte già programmate che si aggiungono a quelle attive. Che la regione abbia un occhio di riguardo verso un'area di provenienza di chi oggi rappresenta la politica regionale è scandaloso. Io ritengo che il sistema aeroportuale siciliano debba essere gestito in maniera unitaria, con una visione strategica. Intanto è notizia fresca che Ryanair da qualche giorno non è più, in quanto a profitti, la più bella del reame. È stata appena superata dalla concorrente inglese EasyJet, che ha dichiarato un utile stimato tra i 560 e i 570 milioni di euro solo nel terzo semestre. Chissà che la compagnia inglese adesso non annusi l'affare dell'aeroporto di Trapani e faccia concorrenza al vettore irlandese anche sugli scali siciliani. E sono passati 5 giorni dalla tragedia, dall'alluvione in Sardegna. Dopo il lutto, il dolore, adesso si calcolano i danni, che sono molto ingenti. Come sempre accade in questi casi, sono state aperte naturalmente delle inchieste. In Italia è già successo tantissime volte in passato, è accaduto a Sarno nel 1998, vediamo.
In Sardegna le inchieste sono già state aperte, come sempre all'inizio contro ignoti, come sempre per omicidio e disastro colposo. E forse ci vorranno anni per sapere se dietro le colpe vi siano anche dei colpevoli, come sempre. Torniamo alla notte di un'altra tragedia italiana, quella tra il 4 e il 5 maggio del 1998, quando 2 milioni di metri cubi di fango si staccarono dalle pendici del Monte Pizzo d'Alvano. Centinaia di case, alberi, auto, persone vennero spazzate via. È l'alluvione di Sarno, quindi Cisiano e Bracigliano. 170 vittime, 137 solo a Sarno, la frazione di Episcopio inghiottita dai detriti. Su quelle terre pioveva ininterrottamente da 3 giorni. Le prime frane già si erano staccate dalla montagna nel pomeriggio del 4 maggio, fortunatamente senza fare vittime. Il primo fax di allerta alla Protezione Civile partì però dalla regione solo alle 22.30 del 4 maggio. Si indicavano consistenti fenomeni franosi a Bracigliano, Sarno e Siano e si comunicava l'evacuazione di alcuni nuclei familiari. 5 ore dopo, alle 3 di notte, da Palazzo Santa Lucia furono spediti 300 fax ai comuni interessati per avvertirli dell'allarme legato a possibili eventi franosi catastrofici e della conseguente necessità di attivare ogni misura necessaria a garantire la salvaguardia della incolumità pubblica e privata. Molti sindaci decisero di evacuare i loro paesi, tranne uno, l'allora sindaco di Sarno, Gerardo Basile. Nei suoi confronti fu aperta un'inchiesta per omicidio plurimo colposo. In primo e secondo grado Basile fu assolto dall'accusa. Quando il processo però arrivò in Cassazione, la Suprema Corte ribaltò il verdetto, annullando la sentenza e rinviando il fascicolo alla Corte d'Appello di Salerno. Il sostituto procuratore generale ribadì le colpe di Basile per il mancato ordine di evacuazione, ma anche per aver diffuso notizie rassicuranti alla popolazione, invitando i cittadini a rimanere nelle loro case. Il magistrato, parlando in aula, disse: gli altri sindaci avevano dato l'ordine di evacuazione, ragionando come persone normali, dotate di ordinaria intelligenza, mentre a Sarno il sindaco era rimasto inerte. E così, lo scorso marzo, 15 anni dopo quella tragedia, Gerardo Basile è stato condannato in via definitiva. Il 4 di questo mese la sentenza è stata notificata a Basile. 5 anni di reclusione, 3 condonati per l'indulto, 2 da scontare ai domiciliari. Il sindaco come unico responsabile e solo per il mancato allarme che sicuramente provocò tante vittime. Ma c'è un elemento che non è mai stato preso in considerazione dai magistrati: l'abusivismo edilizio. Gran parte delle abitazioni che furono spazzate via erano infatti edifici irregolari, costruiti proprio accanto al Monte Sarno, senza contare che i canali che dovevano drenare le acque di scolo erano di epoca borbonica e ormai trasformati in discariche a cielo aperto, completamente otturati dai rifiuti. Oddio! Oddio, è un disastro! È un disastro! Vola via tutto, sta venendo giù di tutto, ci sono le macchie. 13 anni dopo, siamo nel 2011, l'alluvione di Genova. 6 vittime, in questo caso si volevano accertare le responsabilità di quella cementificazione selvaggia lungo il rio Fereggiano che strabordò portandosi via ogni cosa. La procura di Genova aprì un'inchiesta per disastro colposo proprio per accertare le cause per le quali i torrenti uscirono dagli argini. L'inchiesta però il 19 settembre è stata archiviata. L'indagine sarebbe dovuta tornare indietro di almeno 50 anni per capire le reali responsabilità di tutti gli amministratori pubblici coinvolti sugli abusi, sulla mancata messa in sicurezza, sulla manutenzione e pulizia. Missione per la procura impossibile e così anche qui le uniche colpe rimaste in piedi sono quelle relative ai possibili ritardi nel dare l'allarme. Sul banco degli imputati rimangono il sindaco e altri 5 indagati. Nessuna colpa per chi ha sfregiato il territorio. Come a Messina, Altolia, Giampilieri, Scaletta, Zanclea, 1 ottobre 2009, 37 vittime che il fango ha portato via dalle loro case costruite senza alcun piano regolatore. Anche qui è stata aperta un'inchiesta. Come sempre le accuse sono disastro e omicidio colposo plurimo. Gli indagati sono 18, in prima fila i sindaci di tutti i paesi coinvolti. Come sempre ci vorranno anni e chissà se questa volta le responsabilità, quelle vere, salteranno fuori. E allora noi continuiamo a parlare di Sardegna, una regione che, lo abbiamo detto, cerca faticosamente di tornare alla normalità. C'è ancora un disperso, c'era per stamattina un allerta meteo e quindi sicuramente preoccupazione, ma per tutti gli aggiornamenti io mi collego subito in diretta con il nostro inviato Gui Chiappaventi, che vedo con un ospite. A te la linea, Gui.
Sì, buongiorno, vi parliamo da Torpè in provincia di Nuoro. L'allerta meteo è moderato, peraltro è trascorso senza grossi danni, anche i venti erano annunciati fino, soprattutto nella zona nord-est della Sardegna, fino a 8 cm di pioggia. Devo dire che non ci sono stati problemi fino a questo momento, annunciati anche venti di burrasca, ma non, ripeto, l'allerta meteo è trascorso tranquillamente. Parlavate di un disperso, è un allevatore di bitti che è un paese non lontano da qui. Noi siamo con ospiti con il sindaco di Torpè, Antonella Dalu. Torpè è un paese di 3.000 abitanti, è stato duramente colpito dall'alluvione di lunedì scorso. Una donna è morta, il 20% degli abitanti è ancora sfollato, le campagne sono state devastate. Questo è un paese che vive soprattutto di agricoltura e zootecnia. Molti capi di bestiame, le greggi soprattutto, sono andati perduti, sono stati ritrovati più a valle fino al mare, a 5, anche 10 km di distanza. Sindaco, qual è la situazione? Per esempio, so che non c'è ancora acqua potabile. Sì, diciamo che l'emergenza più importante in questo momento è proprio purtroppo l'assenza ancora di acqua potabile in tutto il paese. Abbiamo ripristinato da poco l'acqua non potabile, però diciamo che ovviamente rimane ancora questa emergenza che non ci permette di riaprire le scuole, non ci permette comunque di tornare alla normalità e alla vita quotidiana. E quindi dopo Crozza? Le emergenze ovviamente sono tante. Ah, prima di Crozza, ok. Le emergenze sono tante. In primis diciamo stiamo pensando a quelle che sono le infrastrutture. In modo particolare abbiamo già preso contatti col Genio Civile per quanto riguarda la ricostruzione degli argini che sono andati completamente distrutti. Gli argini sono due, uno era ancora in fase di costruzione. Esatto. Ed è saltato. Esatto, abbiamo l'argine sinistro è completamente saltato e poi c'è quello destro che era, diciamo, vi erano i lavori di sovralzo, che è quello che poi difende l'abitato appunto dal fiume, che è stato rotto in 3 punti, in 6 punti, e quindi ci sarà la ricostruzione appunto di questo argine. Senta, gli sfollati dove sono ricoverati? Gli sfollati hanno trovato ricovero presso parenti e amici, adesso stiamo provvedendo a verificare quella che è la condizione delle loro abitazioni per vedere se è necessario fare delle ordinanze di sgombero, non sappiamo ancora il numero, e poi verranno alloggiati in degli appartamenti all'interno del comune stesso, che sono stati messi a disposizione da chi ha comunque le seconde case per ospitare appunto queste persone. Siamo andati a vedere la diga, l'abbiamo mostrata anche nel servizio nel telegiornale, l'acqua lunedì scorso, la sopravanzata pare fino a 4 metri di altezza. Domani verrà il ministro dell'Ambiente Orlando in visita, ci sono delle preoccupazioni sulla tenuta della diga? No, diciamo sulla tenuta siamo stati tranquillizzati dagli enti che comunque si preoccupano di gestire e monitorare la diga. La diga infatti non ha avuto nessun tipo di collasso ovviamente, c'è stata una tracimazione perché la piena era insomma una piena straordinaria e quindi la capienza della diga non è riuscita ovviamente a trattenere tutta quest'acqua. C'è stata insomma l'erosione di una parte della vandiga, ma anche questo comunque non desta preoccupazione, anzi ci dicono che i lavori riprenderanno immediatamente per mettere in sicurezza le parti che sono state erose dall'acqua, ma comunque non ci sono problemi di sicurezza. Si è molto parlato della risposta del volontariato, dei giovani che stanno arrivando in Sardegna anche da fuori regione per aiutare. Io ho visto qui girando per il paese decine e decine di persone che si sono rimboccate le maniche. Cosa sta succedendo? Allora, intanto colgo l'occasione proprio per ringraziarlo, visto che mi ha fatto la domanda, per ringraziare tutti quelli che sono venuti e che si sono offerti. Abbiamo addirittura dovuto rinunciare ad alcune persone perché non era più possibile occuparli, talmente tante le offerte di aiuto. Abbiamo contato circa 500 presenze giornaliere per quanto riguarda volontari che sono arrivati da tutta l'isola e non solo. Abbiamo avuto presenze anche dalla Toscana. Persone che proprio si sono venute qua con stivali di gomma e pale e hanno dato fisicamente una mano a liberare le case dal fango. 500 persone sono circa una per ogni 6 abitanti. Esatto. Esatto, sono stati veramente generosissimi non solo per quanto riguarda la manodopera, ma anche nelle offerte. Poi c'è la questione degli allevatori. Sì, per quanto riguarda gli allevatori ovviamente speriamo di ripristinare quanto prima la loro situazione, però i danni sono ingentissimi sia per quanto riguarda le colture sia per quanto riguarda l'allevamento, perché numerosi capi di bestiame, quasi la maggior parte degli allevatori, hanno perso tutto, quasi tutto. Benissimo, ringraziamo il sindaco da Torpè, vi restituisco la linea.
Grazie, grazie al sindaco di Torpè, grazie a Gui Chiappaventi. Io vi ricordo che il TG La 7 insieme al Corriere della Sera ha attivato una sottoscrizione per aiutare la Sardegna colpita dal nubifragio, lo ha ricordato, ecco, vedete in sovraimpressione il numero per chi volesse appunto partecipare, o se non riuscite a segnare questo lungo numero, naturalmente lo potete trovare anche sul nostro sito. Allora, vi dicevo, una sottoscrizione importante, quella di TG La 7 e del Corriere della Sera, che ha ricordato anche ieri sera Maurizio Crozza. Vediamo come. Questa sera abbiamo deciso insieme alla produzione, alla 7, di andare in onda. Ci sono tanti modi per essere vicini a chi ha vissuto una tragedia. Io sono di Genova, una simile l'abbiamo già vissuta anche noi, anzi più di una. E non sono capace io poi a dire frasi di circostanza, non sono il tipo. Sono un po' più pratico. Così ho deciso di fare lo spettacolo questa sera. Perché? Perché questa sera vorremmo devolvere l'incasso alle vittime del disastro ai loro familiari, e io invito anche voi da casa a dare un vostro aiuto. Noi abbiamo insieme, sempre in collaborazione col Corriere della Sera alla 7, abbiamo chi volesse donare, basta che appunto lo vedete comparire dietro, vada sul sito www.la7.it, trovate la l'IBAN, un aiuto subito, un contributo per la Sardegna. Io vi voglio bene, fatelo, facciamolo tutti insieme, una bella roba. E allora, in apertura del giornale abbiamo parlato della situazione di Genova, è terminata l'assemblea dei lavoratori del trasporto pubblico, vi dicevo ci sono dei malumori, delle tensioni, io mi collego subito in diretta con l'inviata a Genova Maria Covotta, a cui chiedo subito di darmi tutti gli aggiornamenti. Sì, buongiorno, io sono alla sala chiamata del porto dove è finita una mezz'oretta fa l'assemblea dei lavoratori che dovevano decidere su questo accordo siglato nella notte tra i sindacati, la regione e il comune di Genova. Tra mezz'oretta circa il sindaco farà una conferenza stampa. L'accordo ufficialmente è passato, però i malumori qua sono tanti tra i lavoratori perché contestano la modalità della votazione per l'approvazione di questa bozza, dicono che non c'è stato tempo per analizzare i particolari e in più proprio nelle modalità della votazione mi è stato raccontato che è stata divisa la sala da una parte chi era d'accordo, dall'altra parte chi no, e quindi insomma molto, molto aleatoria come votazione. Chiedono che nei prossimi giorni con calma siano fatte le votazioni in ogni rimessa, in ogni deposito dove i lavoratori si recano per andare al lavoro, con nome e cognome del lavoratore e la scelta. Quindi gli animi qui sono molto caldi, insomma l'atmosfera è tesa, vediamo se ci sarà qualche azione da parte loro. Maria, atmosfera tesa ci hai detto, ma dovrebbero tornare a circolare gli autobus, o quindi ancora anche questo non è certo? Questo ancora non è certo, bisognerà aspettare, ufficialmente diciamo di sì, bisognerà vedere il sindaco appunto nella conferenza stampa che spiegherà i termini di questo accordo. Però insomma ripeto, qui tra i lavoratori c'è molto fastidio, ecco, su come sono stati interpellati per una vertenza così importante per loro. Va bene, grazie a Maria Covotta e buon lavoro. Noi andiamo avanti. Allora, in un anno nella provincia di Como sono state vendute in Svizzera oltre 400 macchine di grossa cilindrata. È la paura del redditometro, e chi vive vicino al confine cerca stratagemmi per sfuggire all'occhio del fisco. Nevrosi da redditometro. La malattia del tutto psicologica ha colpito un buon numero di contribuenti italiani, spaventati dallo strumento per la lotta all'evasione messo a punto dal fisco e aggiornato quest'anno a una nuova versione. Si riconoscono i sintomi, ad esempio, dalle parti di Como. Nell'ultimo anno il numero di automobili circolanti di grossa cilindrata è improvvisamente diminuito. Agli archivi dell'ACI risulta un fatto strano. 471 veicoli di fascia alta sono stati venduti, e tutti oltre il confine con la Svizzera, che è lì a due passi. Dal punto di vista statistico, senza dubbio c'è una bella anomalia. Prova a spiegarla riservatamente un commercialista di Como.
L'ondata di vendite, dice, potrebbe essere fittizia. La proprietà viene trasferita a società svizzere, ma le automobili continuano a circolare sul territorio italiano. In Italia le spese per le auto di grossa cilindrata sono deducibili solo al 20% e solo fino a un massimo di 18.000 euro. In Svizzera invece le soglie sono più alte. Ma è soprattutto per sfuggire al redditometro, suggerisce il commercialista, che le automobili di tanti comaschi adesso figurerebbero oltre confine, intestate a società compiacenti. Ma per il fiscalista Francesco Tundo non è una furbizia. Se lei vuol far intestare un bene di lusso ad un soggetto di comodo e poi intende continuare ad utilizzarlo, sostanzialmente non ci sono possibilità di sfuggire ai controlli, perché se ha un'autovettura di lusso, un'imbarcazione, un aereo, in qualsiasi occasione è possibile che lei sia oggetto di un controllo e a quel punto quel bene potrebbe essere immediatamente attribuito a lei. Conseguentemente l'intestazione di comodo non è più un sistema che consente di sottrarsi ai controlli. Eppure il miraggio di sfuggire al fisco perché è il confine dietro l'angolo è irresistibile. Non a caso le agenzie viaggi e i negozi del lusso del Canton Ticino nell'ultimo anno fanno affari d'oro, soprattutto con gli italiani, come rivela un'inchiesta del quotidiano La Provincia di Como. Ma perché il redditometro fa tanta paura? I più spaventati ovviamente sono gli evasori fiscali, ma non solo, perché il software che analizza redditi e spese è considerato una minaccia in alcuni casi anche da onesti contribuenti che temono di non riuscire a difendersi da eventuali accuse ingiustificate. In effetti, il garante della privacy proprio due giorni fa ha bacchettato l'Agenzia delle Entrate. Quindi il garante della privacy è stato molto attento e molto preciso nel dire che non si può partire, non si possono utilizzare delle spese medie, ma si devono utilizzare delle spese certe e soprattutto ha sottolineato, cosa veramente molto importante, che l'Agenzia delle Entrate deve attivare un contraddittorio con il contribuente su ciò che ritiene possa essere un indice rivelatore, si dice tecnicamente, di capacità contributiva, quindi di reddito, di idoneità ad essere tassato, al fine di poter sentire il contribuente e consentirgli la massima difesa possibile. Secondo l'Associazione degli Artigiani di Mestre, il gettito del redditometro per il 2013 si attesterà attorno agli 815 milioni di euro, ma secondo esperti del settore la cifra è sovrastimata. L'evasione fiscale, invece, è stimata sui 120 miliardi di euro all'anno. E adesso ci fermiamo, la pubblicità. Di nuovo in diretta, non ci sono aggiornamenti. Vi ricordo il nostro sito tglasette.it. L'informazione torna alle 20, il TG Cronache domani alle 14. Buona giornata.